Bene, siamo qui a Roma, Piazza Venezia, si è svolto un incontro, un importante incontro sui diplomifici e sui titoli cosiddetti fasulli che anche nella scuola imperversano. Siamo con Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda. Rino, è stato presentato un quadro poco edificante per la scuola, perché effettivamente non c'è questa inversione di tendenza. Sì, ci sono sicuramente dei maggiori controlli, ci sono delle sanzioni che vengono adottate, ma questo non basta. E nell'ultimo periodo abbiamo anche assistito a un accoglimento, se vogliamo anche una sorta di sanatoria dal punto di vista dei diplomi conseguiti all'estero. Questo ha comportato molte lamentele. Vogliamo fare un po' il quadro della situazione? Beh, la cosa brutta a cui abbiamo assistito è stato l'inserimento a pettine, prima che venisse accertata la validità dei titoli, di migliaia di persone che hanno conseguito i TFA all'estero praticamente. Questa è stata una cosa che non abbiamo visto con favore. Poi capiamo, la politica è soggetta a pressioni di elettori, pressioni qualche volta economiche, però la cosa non ci è piaciuta e bisognerebbe farla finita una volta per tutte, cioè nelle graduatorie dovrebbero entrare le persone dopo che è stato accertato che il titolo sia effettivamente un titolo valido. Allargando il discorso, cosa comporta per una scuola l'arrivo di un insegnante con un titolo fasullo senza l'adeguata preparazione? Comporta un danno enorme per i ragazzi, soprattutto per i bambini, per chi subisce questa presenza. La scuola non ha molto spesso la possibilità autonoma di effettuare controlli di qualità su chi gli arriva, può vedere soltanto i pezzi di carta e basta. Quindi è un danno che si ripercuote poi sulla vita futura di tanti piccoli futuri cittadini. Per contrastare il fenomeno, hai detto non è soltanto un discorso di inasprire le sanzioni, bisogna fare altro. Bisogna che l'amministrazione attraverso le sue diramazioni intervenga direttamente e che si dia alle amministrazioni pubbliche la possibilità di sanzionare direttamente chi opera con titoli falsi, fasulli, privi di valore. Un'ultima domanda, oggi sono intervenuti diversi politici, cosa potrebbe fare la politica per contrastare il fenomeno? La politica può lavorare per mettere l'amministrazione pubblica italiana, ma anche quelle europee, in condizioni di controllare meglio il fenomeno. Bene, ringraziamo Rino Di Meglio. Grazie a voi.